un commento sulla tua partita o sulle spese di partita o comunque sull'affiatamento che vedi anche magari nello spogliatoio con i compagni, no? Devo ringraziare soprattutto Assinari, che non ho avuto occasione di farlo in campo perché l'ho preso dalla fuga del momento e ho indicato il pubblico e i miei compagni in panchina, ma non in particolare lui, che mi ha fatto fare, mi ha messo in ritmo per i due canestri su tre che ho fatto. Infatti si è un po' lamentato, però adesso spero che non gli dispiaccia. Lo scrivo. Sì, grazie. E no, mi è piaciuto molto anche il calore che dimostra sempre il pubblico verso di me, che sento anche quando entro per pochi secondi, sento il pubblico che mi dice: "Vai Luca", mi incoraggia sempre. Finalmente sono riuscito a fargli vedere Qualcosa. qualcosina, Ina. E no, spero di continuare così. Ascolta, come immagino che per te questa settimana sia stata una settimana di super lavoro, perché durante gli allenamenti, quando manca qualcuno, anche a chi non gioca, gli si chiede comunque di tenere altissima l'intensità dell'allenamento, insomma, ti ha fatto sgambare Sì, ho ovviamente. fatto sgambare, però questa settimana ho visto anche che ho fatto alcuni miglioramenti, più che altro a livello mentale, più che altro che di gioco. Sto cercando di capire quello che vuole il coach, anche se è un po' tardi per metterlo in pratica, sto arrivando e spero di riuscire a fare qualche cosa. Ascolta,